Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: la conduttrice Rai per eccellenza ha commesso un furto sotto gli occhi di tutto il popolo italiano. Ecco cosa è accaduto. Milly Carlucci, all'anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è una delle conduttrici Rai più amate in assoluto. Con la sua eleganza e compostezza, conquista sempre il suo pubblico, riportando sempre un altissimo numero di ascolti per i suoi programmi televisivi. Nasce a Sulmona nel 1954, nel mese di ottobre. Ben presto si trasferisce a Udine insieme alla sua famiglia, dove trascorre l'infanzia. Nel periodo adolescenziale invece si trasferisce a Roma, dove frequenta il liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani. Fin da giovane è un'appassionata sportiva, si cimenta nel pattinaggio artistico a rotelle, entrando a far parte della squadra agonistica romana. Insieme vincono il campionato italiano. Subito dopo la scuola, Milly prova ad intraprendere la carriera da modella, partecipando a qualche concorso di bellezza, ottenendo anche il titolo di Miss Teenager. Spinta soprattutto dalla famiglia, la ragazza si iscrive alla facoltà di architettura, ma ben presto comprende che quella non è la sua strada e preferisce dedicarsi al mondo dello spettacolo. Il suo obiettivo è quello di diventare una persona famosa. Ricordiamo le sue prime esperienze in televisione, quando ha condotto 4 edizioni di Giochi senza frontiere, in onda su Rai 2. Negli anni 90 conduce Scommettiamo che, insieme a Fabrizio Frizzi, per ben 6 edizioni. Nel 2000 nasce la sua celebre trasmissione, Ballando con le stelle, riproposta per ben 14 edizioni. Dal 2021 invece va in onda un altro programma, completamente nuovo e unico nel suo genere. Stiamo parlando del Cantante Mascherato, talent show in cui i cantanti e i personaggi famosi partecipano alla gara con delle esibizioni canore, indossando dei costumi creati appositamente per loro che rappresentano solitamente gli animali. L'obiettivo è quello di non farsi smascherare dalla giuria, la quale deve capire chi ci sia sotto la maschera. La prima edizione è stata vinta da Teo Mammucari, il quale indossava il costume da coniglio, che ha battuto per qualche punto il leone, indossato da Albano. Dopo la vittoria, Mammucari è tornato a lavorare per la sua amatissima Rai. In tutto questo Milly Carlucci ha effettuato un furto a tutti gli effetti, gesto che i fan non hanno lasciato correre. La conduttrice ha creato scompiglio. Ha proposto al primo vincitore del talent canoro di tornare in Rai. Teo Mammucari è stato per anni giudice della trasmissione di Maria De Filippi Tu Si Che Vales, in onda su Canale 5, ma quest'anno non è stato rinnovato il contratto. Dopo aver vinto il programma della Carlucci, tornerà presto in Rai, ma con un altro ruolo. Milly ha proposto a Teo di essere un giudice in uno dei suoi programmi, ma non sappiamo a quale faccia riferimento. L'uomo quindi abbandonerà Mediaset per lavorare in un altro ente televisivo. Un furto, davanti agli occhi di tutti? La Carlucci ha rubato un giudice a Maria De Filippi. Ovviamente non c'è nessuna tensione tra le due donne, anzi, tra di loro c'è un rapporto di grande stima e rispetto. È stata una scelta di Mammucari quella di andare a lavorare per Rai da ora in poi. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.